Buongiorno e benvenuti ad una nuova edizione del podcast del Giunco.net con le ultime notizie aggiornate della provincia di Grosseto. Ecco le news di oggi, martedì 31 agosto 2021. In apertura gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus. I nuovi casi registrati in Toscana sono 383 su 16.436 test, di cui 8.783 tamponi molecolari e 7.653 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 2,33%, che corrisponde al 5,6% sulle prime diagnosi, in netto calo rispetto ai giorni scorsi. Per il secondo giorno consecutivo, tra l'altro, i nuovi positivi non superano i 400 casi. Intanto ieri in provincia di Grosseto i nuovi casi registrati sono stati 18, così come nei giorni scorsi, in linea con i numeri della settimana passata. In totale in Maremma ad oggi le persone positive in carico alla ASL sono 561, mentre sono 433 quelle in quarantena per contatto stretto. In ospedale c'è un ricovero in meno, a Misericordia di Grosseto ci sono 4 pazienti in terapia intensiva e 21 nel reparto di degenza Covid, i ricoverati totali sono 25. Sul fronte dei vaccini, in Maremma è stata superata la quota di 131.000 persone che hanno fatto il ciclo completo, mentre sono 157.000 le prime dosi somministrate. In totale in Toscana, all'inizio della campagna vaccinale, sono state somministrate 4.819.000 dosi, il traguardo è quello dei 5 milioni di dosi entro il 30 di settembre. Voltiamo pagina alla cronaca. Notte di follia a Follonica. Un ragazzo di origine senegalese è stato pestato da 3 ragazzi sul lungomare della città del Golfo, tutti e 3 di origine marocchina. L'aggressione si è consumata ieri sera in via L'Italia. Il ragazzo è stato trasferito in codice rosso e in gravi condizioni all'ospedale di Grosseto. Sul caso indagano i carabinieri. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo sarebbe stato picchiato con un legno. Maremma in diretta, torna stasera la trasmissione di Carlo Sestini in diretta sulla pagina Facebook del Giunco.net alle 19, una nuova puntata dedicata alla nostra terra. Per questa edizione del podcast è tutto. Seguite le nostre notizie su Giunco.net e potete contattare la nostra redazione all'indirizzo mail redazione@giunco.net o al canale WhatsApp 334 521 2000. Per il Giunco.net, Daniele Reali.